Coach, il lato positivo sicuramente la rimonta, però una partita un po' buttata nei primi 10 minuti. I primi 10 minuti, cioè 4-0, penso che non solo io ma i nostri giocatori sono gli ultimi a aspettare quello. Non so come mai, a noi ci servono i punti, la squadra ha giocato così bene le nostre ultime partite, purtroppo abbiamo lasciato c'è dei goals che, sai, eravamo flat, non so come dirlo in italiano, sai, una ruota senza aria, e poi, sai, piano piano abbiamo cominciato a giocare il nostro gioco, si è visto, cioè, dopo gli ultimi 50 minuti più supplementari a parte il gol, la squadra ha dominato la partita, ma purtroppo, sai, giù 4-0 è difficile, abbiamo avuto anche l'occasione di vincere in 60 minuti, ma sai, purtroppo si è perso la partita, il gol in overtime, non so, era 1-3 e lui ha fatto un dribbling incredibile, si può dire, Google ha parato ma nessuno ha preso il secondo uomo, quello è il problema alla fine. Una reazione che è stata tanto di cuore, anche più che di testa. Una squadra che ha sbandato soprattutto dietro in difesa. Non so, cioè, sai, capito, il primo gol Hubel era senza bastone, Rodney lo dà bastone, probabilmente non era, come si dice, adagio con il bastone, e non ha preso gol, ma abbiamo lasciato, sembrava i primi 10 minuti, agosto, in zona difensiva, basta. Ma non solo i terzini, cioè tutto insieme. Adesso bisogna azzerare tutto e ripartire da Lubiana e Innsbruck, che sono due trasferte fondamentali. Sono fondamentali, sì, per noi. Però dobbiamo anche vincere, cioè squadre che vogliono arrivare nei primi sei, o basta vedere le squadre che sono in primi sei, loro vincono partite fuori casa e noi dobbiamo vincere partite fuori casa non so se abbiamo vinto solo due finora, e fuori casa, cioè, sai, bisogna tirare fuori più del cuore per vincere fuori casa.